valeu. Le immagini dagli spogliatoi di punto5.it, la sfida tra Futsal a parete San Gregorio, il recupero di Serie C1 non si giocò per la pioggia torrenziale che aveva reso impraticabile il palazzetto dello sport. Il gol del vantaggio del Futsal parete con questa deviazione sotto misura di Paduano che sblocca il punteggio, ancora il team di Lanteri e Mangiacapra pericoloso con Torelli sull'esterno della rete, insiste. E ancora con questa conclusione di Natale che finisce sul fondo, stretto alle corde il San Gregorio, sempre sul destro di Natale, la parata di Bottaro. Poi attenzione a quest'altra iniziativa dei padroni di casa con il sinistro e Bottaro sempre attento tra i pali, prova a reagire il San Gregorio ma non riesce ad essere pericoloso Paduano, il miracolo di Bottaro. Poi ancora il tentativo di Busino con la palla che va a scheggiare la parte alta della traversa, poi di nuovo il tentativo, il montante colpito da Basile, attenzione ancora al siluro Mancino con la deviazione sotto misura, questa volta vincente di Tamburrino che porta sul 2-0 il Futsal parete nel finale di primo tempo. Ancora in avanti i locali, questa volta con questa splendida azione personale di Busino che si accentra destro, sinistro, niente da fare per Bottaro e siamo alla terza rete. Siamo anche con le immagini alla ripresa con il San Gregorio che prova a reagire, riesce a trovare il gol del 3-1 ma è poco o nulla per il team ospite perché la formazione di Lanteri e Mangiacapra torna ad essere padrone del campo. Qui è splendida questa azione, ancora Corale con la palla che arriva su questa conclusione in Mancina e Bottaro si salva in qualche modo. Di nuovo dal calcio d'angolo il tentativo con il salvataggio con un pizzico di fortuna del portiere del San Gregorio, ci prova anche in questo caso con il destro Natale, non è fortunato a trovare il gol. Poi Busino invece ad infilare il portiere avversario e c'è anche la soddisfazione del gol dopo questa conclusione di Busino per il giovane Cecoro. Vediamo ancora l'iniziativa del Futsal parete con la conclusione sotto misura, l'esplosione di gioia per il ragazzo in forza al team di Lanteri e Mangiacapra. Finisce così la partita con la vittoria del Futsal parete, una vittoria importante per i padroni di casa che hanno ritrovato un po' di equilibrio e un po' di convinzione nei propri mezzi per scalare la classifica al San Gregorio. L'onore delle armi, non è certo questa la partita da vincere per il team ospite.